Salve cari amiche ed amici, sei dal vivo, mi dice il cellulare. Faccio questo live, questo live di oggi perché ho del tempo e ringrazio tutte e tutti voi di avermi appoggiato nell'ultimo video che ho fatto, parlando dei tormenti, parlando, diciamo, dello stalkeraggio che ci fanno sui social forum. A me ne hanno fatto poco, quasi nulla per fortuna, ma su Instagram e su Facebook. Poi hanno smesso perché non gli ho dato retta. Bisogna stare attenti, diffidare da coloro che iniziano a fare delle domande intime. Quindi, a tutte e tutti voi, vi chiedo, fra l'altro, come faccio sempre, se volete, aiutarmi. Io non vi chiedo denaro, non vi chiedo di caricare la PayPal, non vi chiedo, di caricare il mio cellulare, non vi chiedo denaro per parlare con me, on dirette live. Non vi chiedo denaro per salutarmi di persona o per parlarmi al telefono. Comunque, come vedrete da voi, io sto caricando prevalentemente delle live, prima di tutto per risparmiare del tempo, perché c'ho un personal computer del 2010. Allora, se ogni volta lo accendo per dare formato ai video, può succedere che si rompe prima o poi, è sempre più lento. E poi, perché ci metterei mezz'ora a caricare il video in YouTube e lo devo fare di 15-20 minuti, se no ci mette anche 40 minuti, un'ora, c'ho un wifi molto lento. E non mi posso filmare come ho fatto nel 2013-2014 con questa videocamera. Perché all'aprirla qua non c'è la batteria. Adesso, ah, eccola qua, vi faccio vedere. Vedete come rimane lo schermo? Devo fare così. Che già l'ho riparata una prima volta, è rotto il flessibile e poi devo fare così. Allora si accende, anzi si è spenta, non so se perché ha la batteria scarica. Guardate un po', devo mettere lo schermo in questa posizione per poter filmare e già c'è la batteria scarica. Poi succede che non ho una memoria micro SD disponibile, perché una da 32 gigabit si è rotta. Allora che succede? Che devo registrare nel disco rigido della filmatrice e quando connetto la filmatrice al computer, succede che non so perché, ma questo computer io non me ne sono reso conto subito nel 2010. Certi dispositivi l'USB 2 non me li accetta, quindi è molto lento a caricare un video. Se faccio un video di 1 GB, me lo carica in 2 ore. E quindi utilizzavo una micro SD per fare video non più larghi di 25 minuti, 40. E quindi è per quello che adesso che c'ho il cellulare mi filmo in live col cellulare, almeno da quando c'è la possibilità di fare i live con il cellulare, perché fare un hangout con il cellulare sarebbe un po' più complesso. Però vorrei avere, perlomeno per evitare il flessibile che si rompe di nuovo, magari anche la filmatrice del 2010 mi
mi si è rotto una volta, l'ho fatta riparare, poi l'ho usata poco o nulla e mi è durata fino a gennaio di quest'anno 2018. Però vorrei prendermi una macchina fotografica tipo una Canon che possa filmare con un grandangolare in modo da riprendermi seduto come una volta facevo. Vabbè che mi posso sempre filmare tenendo in mano il mio cellulare Nokia Asha 302. Ma vi ripeto, per evitare di sfruttare la mia vecchia tecnologia, utilizzo questo cellulare con il quale sto facendo live. Per evitare, perché anche il cellulare Nokia Asha 302 sta un po' tirando le cuoia. Allora vi ringrazio a tutte e tutti per il vostro sostegno, per il vostro appoggio, per le vostre parole di conforto contro chi ha fatto dello stalking contro di me, che voi tutti per quello che è stato il soggetto che mi ha perseguitato in Instagram, che all'inizio sembrava un grande amico e poi invece si è rivelato un po' un figlio di buona donna, voi lo avete identificato perché qualcuno di voi è stato perseguitato anche da quel soggetto. Mi chiedeva di fargli dei video rispondendogli a delle domande. All'inizio l'ho preso in gioco, tant'è vero che gli avevo già fatto 7-8 video. Poi, siccome le domande le ripeteva, erano sempre uguali, per lui forse importanti, per carità. Ti piace di più la papaya o il kiwi? Hai mai mangiato l'aragosta? Preferisci il granchio? Già non gli dedicavo tanta importanza a fargli dei video rispondendo alle sue domande, anche perché mi aveva detto: fai dei video che io li divulgo fra i miei amici. Ebbene, il massimo di visuals che avevo ottenuto erano 40-50 e allora iniziò a insultarmi, a dirmi: ma sei cattivo, ma mi maltratti, ma io sono un tuo seguitore, un tuo follower, un tuo seguace. Allora vabbè, gli continuavo a dedicare dei video a tempo perso, proprio perché a volte erano 5-6 domande, a volte 15. Poi l'ultima volta, che non stava più sulla pelle, mi mandava: ma ti è arrivata la lista? Me l'aveva mandato per email. 100 domande. Allora vabbè, alla fine ho accettato, ho fatto il live, è stato stressante. E ho risposto a tutte le 100 domande. Certo, qualche domanda l'ho risposta come si meritava, cioè dell'assurdità. E poi mi aveva fatto anche delle domande molto intime. Allora gli ho detto: basta, con questo passerà un po' di tempo prima che ti faccia un altro video, perché tutte le domande avevano a che fare con il wrestling. Che ne dici se questo wrestler sarebbe presidente d'America o primo ministro o bla bla bla? E alla fine mi aveva proprio scocciato. Comunque ha tagliato lui perché ha iniziato a insultare, a dire che io ero cattivo, a darmi degli epiteti che non voglio riferire perché un domani forse YouTube pubblicizzerà questo video. E bisogna avere coscienza che la gente fin dall'inizio, quando c'ha una condotta anomala, o ti inizia a disturbare dall'inizio oppure ti dà fastidio, devi tagliare. Uno magari perché è buono e dice ci avrà dei problemi, d'altra parte dice che mi vuole aiutare come youtuber. Bugie! Non ti vuole aiutare come youtuber, ti vuole scocciare, vuole essere lui il protagonista dei tuoi video. E bisogna vedere il genere di cose che richiede, perché io sono sempre disponibile alla collaborazione. Infatti, i miei video sono in Common Creative,
attribution, quindi citando le fonti si possono riutilizzare. Ma questo lo metterò in Common Creative Attribution forse questa notte o domani, che gli metterò fra i video consigliati e le anteprime i video più visti del mio canale. Mi raccomando, cercate di aiutarmi anche guardando non solo questo video e condividendolo se l'argomento vi piace e commentandolo per farmi sapere cosa ne pensate, ma anche guardate i miei video più visti. Andate nell'elenco dei video del mio canale, scegliete video più visti e iniziate a vedere dal primo all'ultimo video quelli più visti. Commentatelo per farmi sapere quello che ne pensate, dategli un like e condividete il link del video. In questo modo aiuterete il mio canale a crescere, a me che sono disoccupato, a raggiungere le 4000 ore di visuals, perché forse YouTube già mi deve pagare $100. Però c'ho 2600 ore di visuals dall'inizio di gennaio e devo raggiungere le 4000 ore. Hanno messo questa barriera che purtroppo castiga molti youtubers. Allora dicevo, io sono aperto alle collaborazioni, sono aperto ad accettare dei nuovi temi, sono aperto alle critiche costruttive, quindi se c'è qualcosa che posso migliorare lo devo anche al mio pubblico, ai video che si guardano di più, ai commenti che fanno. Vorrei parlare di cose della mia epoca, non so se a voi vi possono interessare, tipo i libri, la musica, all'epoca si chiamavano i dischi, cassette. Ne ho tanti che purtroppo non posso più ascoltare di cassette, perché gli stereo non hanno più il passacassette. Però voi mi dovrete aiutare proponendomi dei temi, facendo delle critiche costruttive, facendo dei commentari costruttivi. Accetto anche le critiche costruttive come commentari, aprendo delle discussioni. C'è una discussione del canale, però non accetto invece lo stalkeraggio. E quindi ecco, volevo ringraziare perché molti di voi mi hanno dato anche in privato dell'appoggio nel mio ultimo video, circa che ho parlato di questo tema. Intanto sono già passati 12 minuti. Questo voleva soltanto essere un video di ringraziamento a tutto l'appoggio che mi avete dato. Infatti, alle 15:40 ancora non mi viene in mente nessun tema specifico del quale parlare. C'è un po' come la mente in bianco, anche perché ieri volevo parlare di tante cose, ma non ho avuto tempo. E adesso invece che vengo a poter avere tempo per fare un video, siccome non mi sono scritto i temi, non so di cosa parlarvi, quindi preferisco non rubarvi dell'altro tempo. Mi raccomando, poi metterò in descrizione dei video che vi potranno interessare, ma se avete qualcosa da dire sullo stalkeraggio o sulle molestie che noi youtubers riceviamo soprattutto da altri youtubers italiani, perché questo fenomeno è più conosciuto in Italia che altrove, se avete delle raccomandazioni, dei consigli o delle esperienze da raccontare, mi raccomando, qui sotto nelle descrizioni scrivete cosa ne pensate e soprattutto condividete questo video affinché anche i vostri amici possano raccontare le loro esperienze sui disturbi che soffrono in YouTube dai commentatori anonimi o anche da persone che conoscono sia nella vita reale sia nella vita virtuale. Io poi ho dato tutta la mia piena solidarietà all'Ambenedetto XVI, perché anche lui riceve dello stalkeraggio, soltanto che in maniera molto più pesante di me, e anche a un altro signore che non mi ricordo come si chiama, che saluto, ciao. E poi saluto il nostro amico Mario Circello. Ciao Mario Circello, chi lo conosce vede questo video gli mandi i miei saluti, perché
perché è da molto tempo che non lo vedo e sono preoccupato. Sono preoccupato e poi allarmato perché le sue dirette, le dirette del re degli hangout erano veramente bellissime, solo che duravano troppo, ma a seguirle però erano bellissime, dei begli argomenti. Poi aveva promesso la figlia che gli avrebbe fatto fare dei video di 15 minuti. Forse sta mancando da più di una settimana o due o tre, proprio perché sta cercando di studiarsi la forma di fare dei video di 15 minuti o delle live di 15 minuti. Lui che video li faceva di 5-6 ore, come Matteo Montesi, soltanto che a differenza di Matteo Montesi i video di Mario Circello sono decisamente più interessanti. Comunque un saluto anche a te, a Matteo Montesi, Forza e Coraggio, che hai riaperto tanti canali e tanti canali ti hanno fatto richiudere. Vai avanti così, cerca di non cadere più nella trappola che ti fa chiudere i canali. Tu hai dei temi interessanti, caro Matteo Montesi, cerca di sfruttare quei temi interessanti che puoi condividere con gli altri. Forse quello che non rende interessanti i tuoi video sono proprio l'accettare le provocazioni dei provocatori, l'insultarli, il cadere in torpiloqui e in fare minacce. Ecco, queste sono le cose che ti differenziano da Mario Circello. Mario Circello, almeno da quando io lo seguo, perché fa video come te da moltissimi anni, non cade in bassezze, quindi si può apprezzare persino quando fa delle critiche costruttive per chi ci ride sopra. Ma invece tu devi eliminare, altrimenti ti cancellano i video, chiudono il canale, poi magari ti penalizzano anche in altro modo. Devi eliminare dai tuoi video le minacce che fai ai provocatori, gli insulti e quant'altro. Allora vedrai che i tuoi video saranno molto più interessanti per un maggior numero di spettatori e addirittura arriverai a monetizzare di nuovo, perché gli sponsor, devi sapere, caro Matteo Montesi, che se no, mi è successo anche a me, che hanno limitato la sponsorizzazione di alcuni miei video, anche se poi per quei video non mi hanno mai pagato perché non hanno raggiunto cifre di visualizzazione oltre 100.000, però limitano la sponsorizzazione ad alcuni sponsors, magari per adulti, perché ci sono parolacce, perché su YouTube ci sono anche delle corporazioni dove vanno a mangiare bambini, dove vanno a vedere i film i bambini. Allora YouTube è per tutta la famiglia e gli sponsor vogliono dei video non solo che abbiano tante visuals, ma che siano per tutta la famiglia. Direbbe Mario Circello, se già ci sono tanti torpiloqui e tante parolacce, non sono per tutta la famiglia i video. Quindi a loro modo uno si comporta un po' come uno stalker che fa stalkeraggio per gli sponsor e patrocinatori di YouTube. Non so, chi fa dei cartoni animati, chi vende fumetti, chi vende le merendine, non vuole che nei video si parlino di cose oscene, morbose, parolacce, si dicano parolacce, si insultino la gente, si minacci di morte. Magari può sembrare assurdo, perché tutto questo non succede alle produzioni, alle corporazioni, i cui video possono guardare anche i minorenni, e sono dei video, delle anteprime di film violenti. Però è così la vita. Se sei uno youtuber privato, per quanto tu cerchi di evitare di dire cose che possano offendere il pudore comune, ti possono censurare gli sponsor. Se invece sei una grande lobby o corporazione dello spettacolo, della musica, eccetera, la musica, l'anteprima, il soundtrack della musica, l'anteprima del film, lo spot trailer,
possono avere delle immagini cruente, violente o del contenuto offensivo la canzone, che YouTube non li censura perché genera ingresso. E quindi magari stavano vedendo Peppa Pig e all'improvviso viene fuori l'anteprima di un rapper che dice parolacce, cose oscene oppure cose criminali. Oppure possono vedere il trailer di un film di guerra, di azione, dove scorre sangue e litri, però ecco, non c'è censura per quella corporazione del film che tratta di violenza. Ma se uno fa un video di animazione e lo carica in YouTube, addirittura possono fargli rimuovere il video, dargli una penalità al canale o addirittura chiudergli il canale perché ha fatto un video dove si simulava lo scorrimento di sangue a litri. Ecco, di questa doppia misura di YouTube, che censura un po' troppo gli YouTubers ma non le corporazioni che caricano materiale, vi chiedo a tutte e tutti voi: cosa ne pensate? È giusto che ci siano delle restrizioni troppo forti per gli YouTubers e non per i produttori televisivi, cinematografici, discografici e magari anche produttori YouTubers molto importanti che già fanno milioni di dollari? Ecco, vi lascio con quest'altro interrogante: c'è un doppio standard con rispetto agli usuari come noi e invece chi carica industrialmente materiale professionalmente? Mi raccomando, lasciate qui sotto il vostro giudizio in commentari oppure in discussioni del canale. Non so se le discussioni del canale sono pubbliche, ma mi raccomando, ditemi se vi sembra giusto che ci siano troppe restrizioni per gli YouTubers e non per le corporazioni musicali, cinematografiche, televisive, che possono caricare qualsiasi cosa. E poi condividete questo video, perché io voglio sapere anche i vostri amici, conoscenti, parenti, familiari, vicini di casa, contatti in internet, nel web, nel social forum, nei social network, che ne pensano. Quindi con questo vi lascio, perché ho già fatto 22 minuti, sono stanco, forse farò un live dopo, forse farò un video, forse no, però era per ringraziarvi questo video che ho fatto live breve, lo volevo fare proprio più breve di 5 minuti, per l'appoggio che mi avete dato contro lo stalkeraggio che ho subito. E io voglio dare il mio appoggio tanto all'Ambenedetto XVI come a Matteo Montesi per lo stalkeraggio che anche loro hanno subito, più pesante e più forte di me. Ma comunque io per un periodo non ho potuto fare video live streaming come questi, quindi vi posso capire. Allora, un saluto a tutte e tutti dal vostro Santen Chan. Prossimamente forse esibirò un nuovo taglio di capelli. Mi raccomando, fatemi avere molte visuals, così posso rinnovare il mio parco tecnologico, perché l'unica cosa più moderna che ho è questo cellulare comprato per Natale 2015, ma che è uscito nel 2014. Quindi questo Natale questo cellulare ci avrà già 3 anni e non so se mi pianterà in asso anche lui. Vi saluto a tutte e tutti. Quest'altro cellulare invece non mi ha piantato ancora in asso, è del dicembre 2013, 14, 15, 16, 17, 18, quindi farà 5 anni questo dicembre, però perché lo uso poco o nulla, ultimamente ci ascolto molta musica, oppure filmo e faccio foto, ma navigare in internet con questo ti cieca gli occhi, perché c'è uno schermo 640x480. E poi navighi con un browser Opera Mini, perché c'è un sistema operativo Java. Allora vi ringrazio, non voglio essere ripetitivo, ripetere tutti i ringraziamenti, tutti i temi precedenti. Ciao, mi raccomando,
diffondete questo video perché voglio sapere dei due temi che ho espresso precedentemente cosa ne pensate. Ciao, e poi se potete aiutarmi guardando tanto i video più visti come i video meno visti, fate un po' voi, tutti quanti se potete, sono più di 820, ma soprattutto ogni video che vedete, se potete, dategli like e commentatelo per farmi sapere cosa ne pensate e diffondetelo per sapere ai vostri amici di quel video, perché io voglio sapere non solo cosa ne pensiate voi del mio video, dei miei video che guarderete, ma anche cosa ne pensano i vostri amici. Quindi mi raccomando, guardate i miei video più visti, quelli meno visti, quelli che vi piace di più guardare, quelli che escono fra i video consigliati, quelli che escono fra i video consigliati da me, i video consigliati da YouTube, guardate nelle mie liste di riproduzione, ce ne sono tante, e poi condividete i video e le liste di riproduzione ai vostri amici, parenti, contatti, familiari, compagni di lavoro, compagni di sport, perché voglio sapere anche il loro giudizio sul video, che lasciano anche loro un commentario e che anche loro condividano il video fra i loro parenti, amici, conoscenti, familiari. Aiutatemi, insomma, io non vi chiedo denaro, ma sono disoccupato, non vi chiedo di ricaricare la PayPal, non vi faccio pagare nulla, non voglio denaro perché molti sono disoccupati come me, ma guardate quanti più video possibile, condivideteli, commentateli e mi raccomando, fate sì che le persone alle quali condividete il video lo commentino e lo condividano a loro volta. Aiutatemi un po' a viralizzare i miei video. Ve ne sarei molto riconoscente. A di nuovo, ciao dal vostro Santen Chan. Ciao.